Siamo a Grotta Rossa, in agro di Caltanissetta, e vi facciamo vedere oggi l'Uva Italia IGP di Canicattì. Perché l'IGP di Canicattì copre un comprensorio che va sia nelle province di Caltanissetta sia di Agrigento. Siamo proprio vicini a dove vogliono far sorgere l'impianto di biometano. Siamo proprio sotto i grappoli dell'Uva Italia di Canicattì, che ha delle caratteristiche importanti, che differisce da altre uve di altro territorio, perché mentre in Italia siamo obbligati a seguire un disciplinare, possibilmente per i prodotti che arrivano dall'estero, quale può essere l'uva dell'Egitto e così via, non hanno il nostro stesso disciplinare, anzi addirittura potrebbero utilizzare prodotti che noi in Italia consideriamo cancerogeni e loro invece li utilizzano e per giunta li fanno entrare. Vincenzo, cos'è che ti aveva stupito prima? Francesco, buccia sottile, polpa compatta. Questi terreni non possono subire una colonizzazione da parte delle multinazionali. Per questa ragione io ho voluto essere a fianco a te in questa battaglia. Il sole riesce a penetrare tra le foglie, arriva fino a questa terra bianca calcarea e si riflette nuovamente su questi agini, dando questo colore. Tutelare il creato significa fare in modo che a sua volta il creato si occupi di noi. Quando entrate al supermercato guardate la provenienza: Uva Italia di Canicattì. Anche a Grotta Rossa mangia come parri. Mangia sano, mangia siciliano.